Le immagini parlano da sole e ci sono state inviate da Antonello Troia, il giornalista nonché delegato della provincia di Cosenza dell'associazione Emodializzati, Dialisi e Trapianti Onlus, richiede controlli affinché non si continui verso una strada di non ritorno che impoverisce, privando il paziente della dignità, il servizio sanitario locale. Sì, nella mia duplice veste, diciamo così, di giornalista, di cronista e di paziente della dialisi, avevamo sollevato la questione della mensa, dell'appalto esterno del servizio mensa. Immaginavamo come sarebbe andato, che sta facendo acqua da tutte le parti, una situazione non proprio al limite della decenza, come abbiamo denunciato nei nostri servizi. Purtroppo vediamo che la cosa sta andando avanti e non riusciamo a trovare una soluzione. Le immagini sono molto eloquenti, come ha detto lei, ed è vero, perché come si vede il servizio nell'alluminio con la pastina che esce fuori, o anche i panini che non sono incartati, cioè è una situazione non molto bella. E se a ciò aggiungiamo che questi pasti vengono dati all'RSA, ovvero ai malati di lunga degenza, agli anziani, comunque a quei malati che purtroppo devono vivere di questo, la situazione assume un contesto veramente grande, veramente esagerato. Ora mi hanno appena comunicato per telefono che la nostra denuncia è stata inviata al commissario Scura, il quale ha preso atto della cosa, e noi speriamo che immediatamente accada qualcosa di diverso nel contesto del panorama sanitario territoriale. Noi siamo di questa opinione, che l'ospedale deve riaprire garantendo anche i servizi necessari e essenziali al malato. Insomma, per Troia è chiaro che se l'ospedale deve riaprire, questo processo deve avvenire con tutti i crismi. Essere un paziente di questi tempi è sempre una situazione difficile, che sia in Calabria, che sia in Lombardia, che sia in Piemonte, bisogna entrare nell'ottica di come la pensa il paziente. Tutti quanti noi siamo stati, diciamo così, abbiamo usufruito delle grazie della sanità italiana. Per quanto possa essere difficile proprio il ruolo del paziente, diamo almeno al paziente la possibilità di vivere questi momenti con un po' più di dignità, a cominciare dai servizi essenziali, come ho detto prima, ovvero la mensa e ancora la pulizia, l'igiene, e un po' più d'amore non mancherebbe, un po' più di sensibilità non mancherebbe. Sarebbe utile e essenziale.